Allora, sono le 3 e 7, no, è 8, e oggi è venerdì. Questo vlog sarà abbastanza corto perché sarà di 4 giorni, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Non sono riuscito a registrare gli altri giorni perché diciamo che mi ero preso il martedì come pausa, poi anche il mercoledì. Avrei voluto registrare ieri, solo che poi non sono stato bene. Infatti ho passato una notte più brutta della mia vita, cioè... Mi sono svegliato alle 3 meno un quarto, sono rimasto sveglio fino alle 5 perché mi faceva malissimo la pancia. Infatti poi giovedì non ci sono andato a scuola. Oggi a scuola mi sono portato come merenda i waffle che avevo fatto l'altro ieri per portarmeli ieri, però niente. Adesso credo proprio che ricopio delle cose che avevano fatto di matematica. Poi mi farò una cosa di informatica. Poi oggi per anticiparmi il tutto, essendo che per il momento usciamo ancora a mezzogiorno e mezzo, mi sono anticipato i compiti di sistemi in reti, che sarebbe sempre una materia di informatica. Poi ho editato un video, mi mancano tipo solo i sottotitoli. E poi oggi sono andato a comprare un libro, cioè non l'ho comprato, l'ho ordinato, e arriverà martedì. Settimana prossima, quindi verso sabato nel video, ma ASMR magari, ma poi se proprio ve lo dirò anche nel videovlog. Ed è un libro abbastanza importante. Non vi svelo nel preciso che libro è, non è un libro da leggere così, e non vi dico niente, quindi sarà una sorpresa. Ci aggiorniamo dopo perché poi per l'I4 devo andare anche a chitarra, e quindi sono già le 3:10, mi devo muovere. Sono le 5:30 e sono appena tornato a casa perché poi nel frattempo sono andato a fare anche la ricarica al telefono. Adesso finisco un'ultima cosa di informatica. Comunque, sono le 2:50. Oggi la giornata, come l'ho pensata, è abbastanza impegnativa. Ora dobbiamo vedere se riesco a fare tutto quello che ho pensato. In realtà, allora, ho da registrare il video che deve uscire oggi, essendo che è sabato. Poi ho da editare due video shorts. Perché uno l'ho finito di editare stamattina, essendo che siamo usciti prima, ho aggiunto i sottotitoli. Un altro l'ho editato, ma mi mancano solo i sottotitoli. E poi oggi, fino a che siamo usciti a mezzogiorno e mezzo, mi sono portato avanti e ho fatto dei compiti di sistema in rete, una specie di ricerca, non lo so. Per quanto riguarda la scuola vorrei fare finire una cosa di informatica, sempre se ci riesco, e poi se ho tempo, faccio il riassunto di italiano. Dovrei fare anche qualcosa di storia e un tema da finire. Quindi non lo so, cioè queste cose entro oggi o domani. Però informatica, prevedo entro oggi, quello è poco ma sicuro. Poi volevo giocare un po' a The Sims, però ora che ci penso, mi sa che non ci gioco perché le cose sono veramente troppe. Questi capelli me li devo andare a tagliare. Sono le 4:40 e sono sempre qui. Non ho fatto niente. Ho perso tempo su TikTok e non ho manco giocato a The Sims. Ma lasciando ciò, credo che a momenti vado a fare merenda. O faccio informatica, non lo so, qualcosa la devo fare, però. Allora, io mi sento male, malissimo, perché sono alle 7 e un quarto e ho appena finito di fare informatica e l'ho inviato al prof. E mamma mia, sti capelli, vabbè, lasciamo stare. Poi, oggi è sabato e mi ero scordato di registrare il video e quindi adesso ho messo a caricare il telefono, che è pure scarico. Questo perché uso questo per registrare, perché il microfono non si attacca a quest'altro telefono e quindi cose particolari. E adesso mi sto facendo, nel frattempo che si carica, il riassunto di letteratura. Poi ho altre cose da fare. In tutto ciò non ho fatto quello che mi ero detto di fare, quindi penso proprio di farle domani. Ma non è il fatto che magari non... tutto cose. Cioè, non so dire... Allora, non è il fatto che comunque non ho voglia, però è il fatto che forse devo andare a lavorare. E quindi se devo andare a lavorare, cioè... Tempo, manco un'oretta, devo registrare bene, editare. Problema è che poi domani ho tutte queste cose da fare. Quindi mi vorrei uccidere. E però per il resto niente, cioè si deve fare. Facciamolo e... Non lo so. Fra me venendo a mancamento, io ho già fatto chiusa a scuola. No, non è vero, non è vero. Vabbè, andiamo avanti. Sto andando al lavoro. Nel frattempo piove un po' e ho registrato il video, l'ho editato, sono le 8 e
mi mancano ancora la copertina, la descrizione, tutte queste cose qua. Però niente, non so, sto uscendo fuori di testa perché dovevo finire anche i compiti, tutto, non ho finito niente. Però ci facciamo forza e facciamo tutto domani. Yeah. Niente, proseguiamo. Allora, sono le 10. Poi alla fine ho perso un po' di tempo. Un po' di tempo al telefono. E però adesso devo riprendere a fare il riassunto. Perché poi ho altre cose da fare, quindi non, cioè, mi scoccio. Cioè, se riesco, vorrei avere anche del tempo magari per giocare un po' di Sims. Io continuo, ci sentiamo fra poco. Sempre qui. Sono le 10:15. Ci ho messo un bel po' per scrivere questo coso, però niente, adesso sottolineo tutto e poi penso che passo a storia. Allora, finito di sottolineare, non si vede niente. Perché poi ho scelto anche degli evidenziatori a pastello, cioè che ho comprato quest'anno, questi due, di l'anno scorso, questi tre. Però in genere sto usando tipo questi tre e a volte quello fluorescente, perché sennò diventa una cosa un po' troppo. Ho cambiato postazione. Sono le 11:50. Con storia mi sono arreso perché non so le pagine, quindi non so cosa fare, quindi lo vedrò dopo, oggi pomeriggio. Adesso sto continuando il tema. La situazione è questa, non si capisce niente. Non ci capisco mai io fra poco. Dai, però speriamo che almeno finisco il tema, così magari poi non faccio niente oggi pomeriggio, cioè almeno mi riposo, perché la domenica bisogna riposarsi. Non ce la faccio più. È 12:50. Dovrei aver finito il tema, cioè l'ho riscritto su un altro foglio perché qua ormai non capivo più niente. Cioè qua scarapocchi contro niente. Beh, che pure qua non è che... Non so, cioè l'ho letto, mi ispira ma non mi ispira. Non lo so neanche io se mi piace, però è 12:50, quindi adesso mi vado a lavare perché è tardissimo, dovrei andare a pranzare. E magari poi dopo, oggi pomeriggio, purtroppo non volevo, ma devo. Sono le 4:15. Credevo di aver finito il tema. E ora sono, sì, più di 10 minuti che sto qua. Solo che poi mi sono scordato di registrare. E era strano che qualcosa andava bene. Non mi piace più. Ho cancellato, sto riscrivendo tutto. Ho strappato pure il foglio perché poi ho scritto altre cose. Ho incollato il foglio qua. Comunque non so perché sto gesticolando, non me lo chiedete manco. Mi sento male. È arrivato il momento decisivo. Sono le 4:35. L'ho letto 10 volte. Però niente, adesso si inizia a scrivere la bella. Allora, sono le 5:30. Ho appena finito di scrivere il tema. Ci ho messo un bel po' perché io sono poco inventivo. Già per me scrivere un tema vuol dire stare ore e ore. Però poi mettere i titoli dei paragrafi, scrivere il titolo, e quindi ci ho messo un po'. Sono le 7:25. Ho fatto una cosa del genere. Allora, sono le 3 e adesso credo che farò una piccola cosa di informatica, e perché vorrei giocare un po' a The Sims, vediamo. E poi magari lo continuo per le 4 più o meno. Sono le 6:30, ho il telefono scarichissimo, è tipo a, non lo so, 5%, infatti mi devo muovere. Alla fine ho giocato a The Sims, poi ho fatto i compiti di informatica, che ho finito praticamente poco fa. E niente, adesso vado a fare merenda. Domani sarà il grande giorno. Andrò a prendere il libro e quindi vi farò, cioè, continuerò con il videovlog. Non questo ovviamente, però il video della settimana prossima. Io in genere il martedì e a volte pure il mercoledì me li prendo come giorni di riposo, quindi non registro, non edito. Ma essendo che andrò a prendere questo libro e sarà un giorno abbastanza, non importante, però
lo so. Però è un giorno e quindi domani continuo per voi, per farvi vedere il libro. E se studierò quel libro, se lo leggerò, non dirò cosa farò, lo scoprirete solo vivendo. E niente. Sono le 8 e niente. Adesso finirò di ultimare l'editing di questo video. Poi alla fine sono riuscito a finire ed editare anche un video shorts. E niente. Poi vado a cenare, che mi sono comprato i Saikebon. O si chiamano noodles. Vabbè, quelli. Quei cosi cinesi, giapponesi, non so neanche io cosa sono. Però sono buonissimi, quindi mi stanno aspettando. Vi ricordo che il lunedì e il sabato esce un nuovo video. Lunedì video vlog, sabato video ASMR. E niente, noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!